Riappropriarsi e far vivere uno dei parchi pubblici più belli, ma anche considerato pericoloso, della città. Stiamo parlando dei giardini di Porta Serio, un luogo caro a tutti, a due passi dal centro storico, che sarà teatro di una serie di eventi ludici sportivi. Dal 14 giugno ai giardini pubblici prenderà il via il Coney Event Point, il proseguimento di un'iniziativa avviata l'anno scorso attraverso il Ciringhito, che aveva attirato tanti giovani ed animato serate estive all'aria aperta, creando piacevoli occasioni di divertimento e condivisione. Anche quest'anno verranno attivati corsi a cadenza settimanale di running, beach volley, yoga, calcio balilla, zumba e ginnastica dolce. Dopo l'assaggio dell'anno scorso abbiamo proprio recentemente approvato con Coni Servizi una convenzione triennale per la gestione di questo event point, quindi Ciringhito, ma intorno ruoteranno molte attività di tipo ludico, ricreativo, sportivo, culturale. Lavoreremo molto sulla alfabetizzazione motoria, sul tema dell'igiene alimentare, lavoreremo molto sull'aggregazione sicura, tant'è vero che anche quest'anno ci sarà un presidio H24 e vogliamo tornare con forza al concetto di Agorà, dove la piazza si vive, la piazza è di tutti, come lo sport è per tutti. Lo sport è un veicolo fenomenale di aggregazione, un po' una metafora della vita, e quindi credo che sia proprio corretto utilizzarlo anche per questi motivi, per poter rendere un luogo più bello, più affascinante, più sicuro e più frequentato magari. Questo è un bellissimo parco tra l'altro e merita sicuramente molta attenzione, quindi questa iniziativa credo che vada nella giusta direzione. A valorizzare l'iniziativa dei veri e propri testimonial sportivi, Daniela Masseroni, argento ad Atene 2004 e pluricampionessa del mondo di ginnastica ritmica, Daniele Gilardoni, 11 volte campione del mondo di canottaggio, e a Maurice Perez, pallanuotista della nazionale italiana, ora ai mondiali di Shanghai nel 2011. Per il momento la nazionale italiana è in stand-by.